Survivors, io sono Tiziana e benvenuti in un nuovo video. Questo video sarà dedicato alle fragranze che per me sanno di fresco, di pulito. È stato un video richiesta e non vi sbigottite se sono sul letto sdraiata, ma proprio perché voglio dare questa sensazione al video di relax, di tranquillità anche a voi. Quindi chissà che non diventi una nuova moda registrare. Scherzi Scherzi a a letto. parte, iniziamo subito. Il primo profumo che vi faccio vedere con sentore di pulito è un profumo che io apprezzo tantissimo, lo vedrete anche da qui, vi faccio vedere, ecco, ve lo faccio vedere in tutto il suo splendore. È sostanzialmente il dupe di Chanel numero 5 ed è la versione di Lidl che purtroppo, ragazzi, adesso è fuori produzione. Però vi posso dire che magari cercando online potreste trovare questa fragranza o magari se ce l'avete. Questa è una fragranza veramente meravigliosa perché è una fragranza saponosa, è una fragranza che rievoca gelsomino e talco caratteristici di Chanel numero 5 che io posseggo anche nella versione originale e come ben saprete se avete visto altri miei video è una delle mie fragranze preferite. Quindi è una fragranza che sa di panni stesi al vento, sanno di pulito, di fresco ed è appena lavato e mi piace veramente tanto, veramente veramente tanto. Quindi io non ho cercato altri dupe di questa tipologia perché sono pienamente soddisfatta della persistenza, della proiezione di questa profumazione e avendo già l'originale mi basta così, mi va bene così. La prossima profumazione vi faccio vedere una profumazione che diciamo dà delle sensazioni di fresco, di pulito, ma in una maniera diversa. Ho deciso di fare questo video mettendo all'interno delle fragranze che non fossero fragranze che sanno di pulito spiccatamente per la presenza del muschio o la presenza del talco, quindi classici profumi di pulito, anche se ho messo delle alternative un pochino più banali. Ma volevo farvi, come dire, sperimentare che la sensazione di pulito o di saponosità si può trovare anche in fragranze che apparentemente non rientrerebbero nel range delle fragranze che sanno di panni stesi al vento. E una di queste è per me Elementi di Biblos Mare, è uno dei toilette meraviglioso che mi sa di fresco, ha delle note saline, di sale, di limone, di mare, di freschezza. Ecco, è una fragranza fresca, è una fragranza gioiosa, è una fragranza limonosa che mi sa anche un po' di colonia da bambino, non ha una grande persistenza, ma quando mi voglio sentire fresca, pulita e allo stesso tempo non voglio essere particolarmente invasiva con profumazioni un pochino più impegnative. Questa è la fragranza che scelgo puntualmente nel periodo estivo. Sembrate uscita appena fuori dalla doccia e sembra anche che voi siate state al mare. Le persone che vi percepiscono addosso la fragranza sentono positività, sentono gioia. Ecco, è quello che trasmette, il tipo di vibe che trasmette questo profumo. E secondo me questo Eau de Toilette è ottimo per la sensazione di pulita e di freschezza addosso. Consigliatissimo. Un'altra fragranza che vi faccio vedere, che è invece la classica fragranza di pulito, è una fragranza muschiata con lievi sentori ambrati e di floreale bianco, è una fragranza low cost ed è il Tesori d'Oriente al muschio bianco. Questa fragranza è una fragranza che a me piace tantissimo, anche questa la indosso nella stagione calda soprattutto. O quando voglio avere, che so, in ufficio una fragranza passepartout che non sia troppo impegnativa, che non soffochi chi ho accanto e io ho questa sensazione di freschezza, di eleganza. Indosso questa, è una fragranza che su di me si fa 3 ore, poi deve essere riapplicata, ma essendo molto leggera, essendo molto resistente da portare in borsa e soprattutto estremamente low cost, è piacevole in sé. Diciamo di sé per sé, questa fragranza io non è che ve la straconsiglio di più. Mi piace veramente tanto e quando finirà la riacquisterò sicuramente.
Nel frattempo vi dico, non so se avete notato, ma indosso un make-up che ho fatto vedere stamattina su Instagram. Se volete mi potete trovare qui, vi metto il mio Instagram e sostanzialmente vi faccio vedere nuovi prodotti, vi faccio vedere quello che utilizzo per truccarmi quando non faccio dei video di preparazione con voi. E ho utilizzato la Urban Decay, praticamente di ombretti metallizzati bellissimi. Bellissimi ragazzi, è la mia palette di metallizzati preferita. Comunque andiamo avanti. La prossima fragranza che vi faccio vedere è sempre sulla falsariga della saponosità, del panno appena lavato, dell'odore di Marsiglia, sulla falsariga dello Chanel numero 5, ma è uno spray per il corpo low cost, veramente low cost. Ed è una fragranza anche molto molto duratura sulla pelle ed ha anche, come dire, mi ha colpito quando l'ho acquistata per il package, ora vedrete perché. E si tratta di Malizia, profumo d'intesa, che ha questa T di Toujours, che è buonissima. Allora, praticamente è una fragranza saponosa, dolce, perché anche della dolcezza, ma è diciamo sulla falsariga di quello che potrebbe essere un odore di panni appena stesi al sole, di pulito, ed è veramente un ottimo deodorante. Quando l'ho indossato in ufficio se ne sono accorti e mi hanno detto: "Ma cosa hai spruzzato nell'aria? Ma che buono questo sentore di pulito!" E ho pensato: bello. Allora, praticamente Malizia descrive questo spray come una semplicità luminosa ed elegante, si apre sulla nota della rosa perché è un po' fiorito ed evolve verso un fondo caldo, muschiato e legnoso. Ma ragazzi, vi dico che è saponosissima, cioè sembra quasi un odore di Marsiglia un po' più dolce e più legnoso, un pochino più composito, però ha un prezzo che è inferiore addirittura a questo, che costa sulle 4,99 euro. Questo mi ricordo di averlo preso sulle 3 euro, quindi 2-3 euro, quindi un affarone. E lo utilizzo anche in ufficio quando mi voglio rinfrescare la stessa profumazione, quando ad esempio metto lo Chanel e non lo voglio portare in borsa con il rischio di romperlo, e porto diciamo queste qui che sono più pratiche e comunque funzionali. Un'altra fragranza vi faccio vedere. È una fragranza che io non credo voi riuscirete a trovare molto facilmente, cioè se la cercate su internet di nicchia, magari la trovate, però non sono sicura che riuscirete a reperirla perché credo sia fuori produzione ed è un profumo meraviglioso che fa parte dei Vibrational di Béjart e si chiama Onyx. Ve la faccio vedere più da vicino, è una vera e propria chicca. Dentro ha delle gemme di onice, quindi è un profumo minerale, una cosa che non si vede tutti i giorni in profumeria, che venga utilizzato un minerale per fare un profumo. È un profumo unisex maschile, più tendenzialmente maschile, ma vi posso assicurare che sa di panni stesi al vento. E sa anche un po' lievemente legnoso, talcato, un po' balsamico, verde a tratti e marino anche allo stesso tempo, è minerale, cioè la nota del minerale si sente distintamente nel profumo. Come avete visto, io lo utilizzo, anche se sarebbe il caso di tenerlo con tanta gelosia, onestamente. Ed è buonissimo, io lo indosso spesso e volentieri, mi dà anche un sentore vagamente talcato sulla pelle e mi piace tanto, tanto, tanto. Io lo apprezzo sia per il pack perché c'è anche solo prenderlo, indossarlo e vedere questo minerale muoversi. È ipnotizzante, ti dà proprio la carica in un certo qual modo, anche perché non so se voi sapete che l'onice ha una specifica funzione a livello di pietra. È una pietra che riesce ad assorbire e a catturare e a distruggere le ne negatività della vita. E quindi è un profumo che se voi lo trovate o che lo tenete per voi perché è un unisex o che lo regaliate a vostro marito o
o a una persona cara farete un figurone perché è bellissimo da tenere in collezione, è bellissimo per voi e bellissimo anche per chi lo indossa. Magari ci farò un video apposito in cui vi spiegherò con esattezza tutte le note del profumo. Un altro profumo che vi faccio vedere è un profumo di Zara, di Yoidema, scusate, che si chiama Vivacity e sarebbe il dupe dell'ultimo Dior esistente, che sarebbe il Joy. E sostanzialmente Vivacity è un profumo dal sentore limonoso e talcato. Io lo sintetizzerei come un sentore agrumato e talcato. Quando lo indossate è molto molto elegante, molto sobrio, sa di pulito e sa di persona che vuole stare al posto giusto senza farsi notare troppo, ma facendosi notare solo per la sua eleganza e sobrietà. È una fragranza che a me piace, anche se non è tra le mie preferite, perché io tendo a prediligere gli orientaloni in linea di massima, però è una fragranza che merita tanto per coloro che magari vogliono stare in ufficio e vogliono sentirsi pulite e fresche. Ecco, questa è la fragranza che fa per voi. Oltretutto non ha la pesantezza dell'originale perché diciamo il talcato di Joy è un attimino più soffocante. Io ho provato anche l'originale, ce l'ho in sample e vi devo dire che è un pochino più alleggerito. Nonostante tutto ha una buona durata, anche se non è, ripeto, tra le mie fragranze preferite, ma è un sentore di pulito, di fresco, di agrumato e non so se sapete che tutti i sentori e le note agrumate tendono a togliere lo stress, dalla nostra psiche. Quindi, quando vi sentite particolarmente stressate o utilizzate, fragranze confortanti, magari di cui vi ho parlato, vi metto qui il video. O utilizzate fragranze quindi vanigliate o utilizzate fragranze agrumate, spiccatamente agrumate o che ce l'abbiano, diciamo, questa nota in testa o un profumo come questo che comunque ha come base fondamentale limone e talco e muschiato, bellissimo. Ok, il prossimo ed ultimo profumo che vi faccio vedere è un profumo di Zara, quello che vi stavo dicendo prima, ed è l'Orchid, che è anche il dupe di Bombshell di Victoria's Secret, che apro con voi. Ok, questa fragranza, che adesso voi vedrete sana solo perché sono stata molto fortunata e sono una persona molto fortunata nella vita in generale, e non è che non ho distrutto, perché è volata via, ragazze, e poi non so se avrò il coraggio di mettere in montaggio il volo. Comunque, questa fragranza è anche il dupe di Bombshell di Victoria's Secret e l'Orchid è una fragranza che mi ricorda tantissimo una versione fruttata del Light Blue di Dolce & Gabbana. Ok? È una versione aerea, è una versione agrumata e fruttata che mi sa di pulito e mi sa di fresco. È una fragranza adattissima per il periodo primaverile e per il periodo estivo. Ed è una fragranza che io vi consiglio. Questo video è finito, spero che vi abbia fatto compagnia e che vi sia piaciuto. Vi mando un grosso bacio, se volete iscrivetevi, lasciatemi commenti, perché mi piacciono tante le interazioni, ragazze, per me è fondamentale, ragazze, le interazioni. Perché mi sento anche meno sola, perché pensate che io questi video li sto facendo anche per fare compagnia a me, oltre che per fare compagnia a voi. E nulla, vi aspetto al prossimo video. Un bacione. Ciao, survivors!